È una giornata come tante all'Istituto Tecnico Malafarina di Soverato. I ragazzi sono impegnati a studiare chimica, estimo, topografia, educazione fisica. Soverato è in Calabria e si affaccia sul mare. Ma fuori da questa suggestiva cornice c'è un mondo complesso in cui i giovani possono anche perdersi. In quest'istituto, oltre alle materie di studio, si sperimentano percorsi creativi che impegnano gli studenti anche oltre l'orario scolastico. Nei corridoi dell'istituto va in scena il teatro. Un teatro che ha lo scopo di esercitare la fantasia, studiare la storia e allenare il pensiero critico mettendo in scena la realtà. Attraverso questa forma d'arte si raccontano storie del nostro presente e del nostro passato. Tempo di teatro, tempo costruttivo. Noi cerchiamo di raccontare le storie perché riteniamo che il momento dell'attività teatrale sia una prosecuzione dell'attività didattica. Per cui abbiamo toccato tematiche tra le più svariate. Mafia, immigrazione, Unità d'Italia, acqua, violenza sulla donna. Sono solo alcuni dei temi portati sul palcoscenico. Mi ha dato un bagaglio culturale più vasto. Sì, mi ha stupito anche in alcuni aspetti, su cose che non sapevo, non avrei mai immaginato che fossero successe proprio in Italia, in particolar modo in Calabria, nel paese in cui vivo. Una vera compagnia teatrale che fa tournée, partecipa a concorsi e che per mettere in scena uno spettacolo, come tutte le compagnie, ha bisogno, oltre che della creatività, anche di soldi. Abbiamo risolto il problema creando una piattaforma virtuale su cui ci sono stati accreditati dei fondi per coprire parzialmente le spese della messa in scena della nostra attività. La compagnia teatrale degli studenti di Soverato è stata dunque crowdfunded, che letteralmente vuol dire finanziata dalla folla, dalla collettività. Questa cosa ci ha entusiasmato molto, perché comunque abbiamo capito che c'è chi crede in noi. Eravamo molto contenti di aver raggiunto questo obiettivo. Ma quale motivazione spinge questi piccoli finanziatori a mettersi in gioco? Forse veder realizzato un sogno, far parte di una sfida e provare la soddisfazione di vedere che un'idea in cui si è creduto si è realizzata.